sala c'è Rinaldo Tordera, sarà lui il nuovo manager della ASL. Che ne pensa lei della possibilità di un direttore sanitario marsicano a questo punto? Guardi, io sono terrorizzato dal fatto che si parla per vertici decisionali e dirigenziali di targhe di provenienza. Io non so se sarà Tordera, io auspico il suo manager, l'ho espresso come presidente del comitato ristretto dei sindaci e sono tuttora convinto. Come si deve trovare un manager di livello, ci cioè sono 3-4 di nomi sui quali il presidente secondo me può agevolmente scegliere, così penso che la figura del direttore sanitario debba essere una figura di un bravo direttore sanitario. Ricordo che sono specializzazioni, ricordo che si tratta di una vera e propria branca della medicina, può essere solo un medico, e anche lì io non mi preoccupo da dove viene, ma mi preoccupo se è uno bravo, così come il direttore amministrativo deve essere uno bravo e a scendere in ogni caso brava. Io ne approfitto, lo conosco poco come in questo settore, però poi diventa anche questa una scelta che deve fare il manager, non certo il comitato ristretto dei sindaci, perché in Italia dobbiamo cominciare a fare la distinzione di chi parla, di cose che dipendono da lui, che deve scegliere, chi è chiamato a esprimere un giudizio, e poi ci dobbiamo fermare. E dopodiché due cose, sono stato al centro della polemica che ha raccontato che io ce l'abbia con i medici, addirittura intervenuto il presidente dell'Ordine dei Medici, magari doveva intervenire su altre cose, sugli sprechi a difesa della sanità, di cui noi medici dovremmo essere i vestali, no? I garanti. Ma detto questo, io ho la massima fiducia ai colleghi, ma io penso ad esempio, nonostante tutta la lunga esperienza che ho fatto io, sindaco, politico, eccetera, eccetera, non potrei fare il manager dell'ASL perché richiede altre competenze che sono diverse da fare un sindaco. Il manager è una cosa. Chi ha detto, ma allora come faccia l'ente da medico a fare il sindaco? Ha dimenticato una piccola cosa, che la legge assegna il ruolo fondamentale ai dirigenti, che sono persone pagate per fare i dirigenti rispetto a chi lo fa per la politica. Cosa mi stupisce e preoccupa invece seriamente? Che nella nostra città, mentre a livello regionale si sta sbagliando a mio avviso in modo grave su come si sta impostando la riforma dell'assistenza ospedaliera, sì, senza fare un ragionamento a monte di dove si vuole andare, oggi sento dire 2 ospedali, idea di secondo livello, eccetera. Siamo veramente macedoni, siamo veramente a sparare cose così. Qui ci si è preoccupati di parlare di chi fosse il direttore del mare e se fosse stato meno, se sia o meno un aquilano. Oggi abbiamo dimostrato che il futuro delle industrie che portiamo sono in mano industrie in cui i tecnici, gli inventori dei sistemi, i proprietari dei progetti sono del mondo. Se questa città si aprirà al mondo, ok, altrimenti. Senta, Mascitelli, a proposito di agenzia sanitaria, chiude la sua pneumologia, sua tra virgolette, le dispiace, è solo un esempio, però è un disegno tosto quello sull'Aquila. Io non pongo il problema della, se la pneumologia dell'Aquila deve essere aperta o chiusa. Io ho avuto difficoltà nel momento in cui ho provato a spiegare queste cose all'assessore regionale Mascitelli e allo stesso D'Alfonso. Io non sto parlando delle parti dell'Aquila o meno, no? Sto parlando di qual è l'idea generale. Dopodiché, se nell'idea generale la pneumologia dell'Aquila deve chiudere, non c'è problema. Ma se ciò avviene nell'ambito di un disegno, se la geriatria, che è un'unità operativa complessa all'Aquila, e diventa semplice, mentre diventa complessa una semplice altrove, mi sta bene. L'importante è sapere i criteri e qual è il disegno. Queste cose, sia criteri fissati, non possono essere quelli del decreto 70 o dell'interpretazione, perché sennò facevamo fare a un ragioniere o addirittura a un computer, no? Né qual è il quadro generale della sanità alla quale vogliamo andare. Io finché questo non lo capisco, è chiaro che non si faccia il mio nome. Io ho parlato anche con gli altri sindaci, che anche loro ritengono che
sia sbagliato, serve prima inquadrare politicamente e poi andare ai tecnici. Il fatto che i tecnici facciano questa cosa è io trovo che sia folle, ed è la negazione della politica. Allora a questo punto veramente non serve un presidente di giunta regionale, non servono gli assessori, non servono i sindaci, mettiamo tutto in mano ai dirigenti e così via, cioè è veramente negazione della politica.